Io credo che questa sia la condizione perfetta per poter fare questo video. Coltre di nebbia, quella nella quale tutti ci ritroviamo. Confusione, annebbiati. Dopo mille messaggi, in realtà sono molti di più, nei quali mi viene messo in conoscenza di tutto quello che viene riferito sulla mia persona, considerazioni personali, illazioni, diffamazione. Sono qui all'ennesimo invito. Io credo di averne fatti tanti, essere con me in auto, passare con me qualche giorno, vivere la mia vita per poter testare con mano questa grande favola della quale io parlo. Mi è stato simpatico leggere un messaggio di una persona: lei vive in un suo mondo, e altri che vogliono darmi un premio. Ebbene, io non ho bisogno di premi e sembra che più volte ho invitato a vederci di persona, a fare un video dinanzi a tutti, soprattutto a quelli che contestano. Io non ho il timore di avere un dibattito, ma di quelli seri, intelligenti, quelli che hanno non le porte chiuse. Anche perché per una che non pretende, non vuole, non sta a udienze a porte chiuse, visto che la legge prevede porte aperte, vi è piaciuto il collegamento? Figuriamoci se per dibattiti con altri uomini e donne io voglio stanze private. E quindi l'ennesimo invito. L'immersione totale, quelle due giornate, sono anche aperte a coloro i quali, mamma mia da quanto tempo non usavo questo, e, hanno da contestare, hanno da metterci la faccia, mettersi in gioco. Vi aspetto, soddisfatti o rimborsati, quindi nel momento in cui non siano esplicative le mie risposte alle vostre contraddizioni, di mia tasca vi rimborserò del contributo per quelle giornate. E lì però verrà fatta un'assemblea, cioè le persone saranno rese partecipe di quelle che sono le contestazioni fatte alla mia persona. Ragioniamoci insieme, non credete? È facile dietro un video, dietro un messaggio. Spero che questo arrivi a chi di dovere. Ah, dimenticavo, gli infiltrati nei gruppi li avete tutti e arrivano i messaggi non da chi credete. Alla prossima!